12 nuovi voci, solo 3 finalisti, 2 giurie, una tecnica e una popolare per la prima edizione del Finest F2 Festival promosso da Finest Records, Radio F2 col patrocinio del Comune di Vittoria e la collaborazione di Eventi Sicilia. La Kermesse Canora, che ha aperto le porte dell'Accademia di Castrocaro per questi giovani cantanti, si è svolta il 1 maggio in Piazza del Popolo alla presenza di un vasto pubblico e di una giuria di esperti. Tra i giurati grandi nomi come quello di Gianni Herrera, Sone Arrea, produttore discografici, Nando Daidone, bassista di Vasco Rossi, Liu Jefois, autore, doppiatore e musicista. Personaggi che abbiamo incontrato all'indomani del festival per raccogliere sensazioni e commenti. Gianni Herrera, ad esempio, ha puntato l'attenzione sull'efficacia del festival e sull'organizzazione. Innanzitutto proprio il regalo offerto da Gas e da Fabio, responsabili della Finest Records, è stato un regalo importante perché oggi Castrocaro è un percorso non solo di promozione su Rai 1, ma è un discorso di vera e propria formazione, ciò che serve oggi ai giovani per avviare la propria carriera a quello che poi vorranno essere, quindi se sono venuti in un concorso canoro, quindi alla professione del cantante. A rendere il tutto possibile l'associazione Finest Records, a promuovere un festival che valica i confini regionali, anche una radio giovane come F2 e una TV come Eventi Sicilia.